Auguri a tutti voi, auguri di buona Pasqua a tutti i calabresi. Oggi festeggiamo tutti una Pasqua particolare, in parte ciascuno di noi rinuncerà a qualche sua usanza, a qualcosa a cui siamo abituati. Rinunceremo forse ai grandi pranzi in famiglia, rinunceremo domani alle scampagnate con amici e familiari. Un po' di rinunce, ma non rinunceremo a festeggiare, non rinunceremo a credere nella rinascita, non rinunciamo soprattutto a combattere e a credere in quello in cui soprattutto basiamo il nostro senso di comunità, che è l'amore, che è la fratellanza, che è il senso di comunità più forte che ci sta legando in un momento particolarmente difficile. Io prendo impegno davanti a tutti voi di continuare a lavorare, continuo a lavorare con i miei collaboratori, con la mia giunta, con i consiglieri, con tutti quelli, con i sindaci, con tutti quelli che istituzionalmente abbiamo il dovere di farlo e con tutti i calabresi di buona volontà. Stiamo lavorando per superare e tentare di far superare ai calabresi questo momento difficile. Voi sapete che abbiamo stanziato 2 giorni fa 25 milioni di euro per le famiglie in difficoltà, dopo averne stanziato 150 milioni per imprese, commercianti, liberi professionisti. Stiamo cercando di mettere il massimo di quello che abbiamo. Abbiamo fatto una misura che per me è un grande orgoglio, quella di regalare 25.000 tablet ai ragazzi che oggi sono a casa, che non possono studiare, che non possono andare a scuola, ma che potranno a questo punto lavorare a distanza e conoscere il mondo. Continueremo a lavorare su questo e poi dovremo tutti insieme lavorare per un grande progetto di rinascita calabrese. Dobbiamo capire cosa fare il giorno dopo, dobbiamo capirlo tutti insieme, credere nel nostro futuro. Io credo in una cosa, che la forza delle persone, la forza di una comunità non si misura sulle volte in cui si cade, ma sulla capacità di rialzarsi. Io sono sicura che l'orgoglio calabrese, la forza dei calabresi ci darà il coraggio, la forza e la dignità di rialzarci a testa alta e di affrontare il futuro. Tanti auguri affettuosi.